Conta la rovescia per la terza edizione della Strapagani, la corsa podistica amatoriale di 10 km che si svolgerà il prossimo 8 maggio. Partenza ed arrivo previsti in piazza Sant'Alfonso. Il percorso si snoderà per le strade di quartieri di Pagani. Questa edizione è dedicata alla memoria di un piccolo guerriero, Giovannino Rea, che ha combattuto per lungo tempo contro una brutta patologia diagnosticata poche settimane dalla nascita. Spazio anche all'informazione: nel pomeriggio della stessa giornata vi sarà un convegno presso l'Auditorium Cittadino sul tema dei disturbi del neurosviluppo e sulle nuove prospettive terapeutiche che vede impegnate nella divulgazione personalità eminenti nell'ambito dello studio e della ricerca sui disturbi dell'apprendimento e sull'autismo. Già l'anno scorso si è ripresa questa bella iniziativa che ricade nel giorno della festa della mamma, è una bella giornata come scelta, e l'anno scorso è stata la prima attività in presenza a livello nazionale, per cui è stato anche un motivo di soddisfazione per la città di Pagani. Ho patrocinato con molto favore questa iniziativa perché è una bella iniziativa, una di quelle iniziative proposte che danno più al comune rispetto a quanto dà lo stesso comune. Tutto perfettamente organizzato lo scorso anno, sarà anche così quest'anno, dedicata questa strapagana a Giovannino Rea, un giovanissimo non ha superato alcune difficoltà. Così come è importante il convegno che ci sarà dopo nel pomeriggio per studiare e sviluppare ciò che è stata la pandemia e i risvolti e i problemi collegati ad essa, per cui c'è anche un momento culturale e medico molto importante con dei professori. Certamente il comune è parte, ma non deve essere soltanto il promotore, noi dobbiamo favorire quanto più è possibile l'attività di associazioni sportive, culturali, di qualsiasi genere che vogliono favorire la crescita territoriale, perché da solo non potremo andare da nessuna parte.